gioielli particolari fatti prima per passione e poi è diventata una professione. Siamo qui con Velia Nicolai. La mia ditta è Velia Art di Nicolai Velia, lavoro vetro di Murano. Com'è nata? È nata prima come una passione, giusto? E poi il successo te l'ha fatto trasformare in una professione? Allora, è nato sì come una passione per un materiale inizialmente che non era il vetro. Sono incappata, diciamo così, casualmente nella lavorazione della resina termoindurente. E da lì poi è nata l'idea di iniziare a creare gioielli. Dai gioielli creati in questo modo mi sono ritrovata per necessità a Murano a cercare materiali da abbinare e invece ho conosciuto il maestro lì a Murano che poi mi ha insegnato a lavorare il vetro. Quindi sono andata su a fare la scuola del vetro e si è aperto un mondo completamente diverso, perché la lavorazione del vetro di Murano è proprio affascinante già naturalmente, non si tratta della lavorazione con la fornace, quindi il vetro grandi oggetti, ma si chiama lavorazione al lume, quindi si fa con un cannello, gas e ossigeno, quindi una fiamma che permette di fondere il vetro e modellarlo poi e dare forme, decorazioni diverse. Quindi collane, anelli, braccialetti, orecchini, accessori per impreziosire, caratterizzare anche vestiti semplici e renderli diversi ogni volta, quindi già con un accessorio diciamo cambiare il proprio aspetto, arricchirlo. Siamo qui col signor Roberto Ceccarelli, impagliatore, un'arte antica, ce la può spiegare un attimino? Ma io gliela spiego, cioè in poche parole. Allora dunque, io da ragazzo facevo il calzolaio, l'ho fatto per 4 anni e vidi un giovane che venne lì nella calzoleria dove io lavoravo, impagliava una sedia. A me mi piacque e io da allora la sera arrivai a casa con i miei genitori, misi in sovvallo tutto e insomma rivestii una sedia, mi feci portare la paglia da chi. E dopo sono passati 50 anni quando poi io sono diventato adulto, mi sono sposato, i miei figli si sono sposati, hanno avuto figli, quando ho avuto i primi 2 nipoti gli ho fatto una seggiolina come questa, una per uno, ma per arrivare a impagliare dopo 50 anni è stato difficile. Comunque a questo punto io, non che sia un maestro, però ne faccio diverse. Allora, questa è una panchina che ci si sta seduti divinamente, poi noi si può trasformare in tavolo con 2 panche e ora vi faccio vedere come si fa, vede? Ecco, però bisogna che venga qui davanti, io se no non si può, ecco. A questo punto è 2 panche con col tavolo. Questo è un oggetto, io l'ho fatta di una misura minima perché serve a me per portarla in giro, ma se no le faccio di 1,5 metri. E questa è roba da giardino, evidentemente. Si può fare anche per interni, allora andrebbe curata un pochino di più. Giro vagando, street food per Pistoia, è un progetto che partirà a breve, giusto? Sì, siamo già partiti, in questa vetrina abbiamo colto l'occasione di farsi vedere qui all'Arts & Crafts. Noi siamo proprio itineranti, abbiamo questo carretto che giriamo per Pistoia, iniziamo a breve per le scuole, per le maggiori piazze, per promuovere i nostri prodotti che sono principalmente con questo mezzo l'hot dog e chili hot dog, classico americano, stile newyorkese bollito. Però una precisazione d'obbligo, street food ma non junk food come pensano in America, lo street food fatto con prodotti d'eccellenza del territorio. Sì, noi abbiamo prodotti di qualità, prodotti tutti da aziende certificate, ci piace fare il chilometro zero. Un caffè con l'architetto, tutti i consigli che chi vuole restaurare, arredare la propria casa può venire qui da voi.
Sì, può venire qui da noi tramite una serie di brevi colloqui gratuiti, possiamo dare consigli al cittadino che li richieda inerenti o la sicurezza dell'abitazione oppure la sistemazione interna, solo naturalmente a parole, senza disegni né niente, però è un primo approccio, diciamo, su questo tipo di argomenti. Si può passare e fermarsi direttamente oppure prenotarsi ad un numero di telefono o ad una mail che è commissione1pt@gmail.com. Se qualcuno vuole usufruire di questo servizio che l'ordine quest'anno per la prima volta fa all'interno dello stand dell'Arts and Craft, ben venga.